Salve ragazzi, buona giornata a tutti, sono Andrea Bruno, molti di voi già mi conosceranno per i miei racconti e le storie che scrivo in internet e soprattutto per le mie geniali invenzioni. Questa volta sono qui per parlarvi di un argomento molto in voga in questi tempi. Vi parlerò della quantistica. La quantistica è un insieme di regole di fisica che vanno a regolamentare l'infinitamente piccolo. Come noi ben sappiamo, l'infinitamente piccolo segue schemi ben diversi da quelli conosciuti dalla fisica tradizionale. Ah, scusate, mi stanno Andrea, chiamando al telefono, ci sentiamo fra un attimo. Salve ragazzi, sono sempre io, Andrea Bruno. Allora, vi stavo parlando della quantistica. La quantistica è un fenomeno molto importante perché ci aiuta a capire la telepatia fra individui. Infatti, se noi prendiamo una particella e la andiamo a scindere, possiamo andare ad osservare un fenomeno che è il fenomeno dello spin. Se noi andiamo ad inclinare una di queste particelle, l'altra assume, indipendentemente dalla distanza, dallo spazio che intercorre tra questa, la stessa inclinazione dovuta alla prima. E questo ci permette di teorizzare i fenomeni che regolano la telepatia che avviene a distanze, anche enormi distanze, fra gli individui, perché noi, Sei ancora qui? Ma secondo vattene dalla la mia teoria trasmissione. della Ma che quantistica cazzo che fai nella mia avviene trasmissione? Ma tramite... che cazzo fai nella mia trasmissione? Ma che cazzo fai nella mia trasmissione? Ma ma vattene, via, 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 diamine! via, 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 vattene, Ma vattene, diamine! vattene. Oh, e non farti Ma neanche più vedere. Vai, inutile, diamine! via, via, Devi via, fare una fatti i bella coglioni. trasmissione! Scusate ragazzi, mi ha distratto il mio sosia con l'invenzione di una finta telefonata. In realtà al telefono di là non c'era nessuno, era il mio sosia che voleva fregarmi la scena. Allora, come detto poc'anzi, oggi vi parlerò di un argomento molto interessante, ovvero vi parlerò della quantistica e dell'esperimento che riguarda la teoria delle fessure. La teoria delle fessure è un esperimento che sta alla base della quantistica, è quell'esperimento che ha dato il là a tutto quello che viene dopo, alla sperimentazione successiva per ciò che concerne la quantistica. Quindi, chi volesse prima di vedere questo video, perché io in questo video andrò a confutare quella che è la teoria delle fessure, chi volesse vi consiglio di andarsi a cercare in internet qualche video, ce ne sono tantissimi, video, informazioni, notizie che riguardano la teoria delle fessure e la quantistica. Ecco, prima di andare avanti, chi vuole facoltativamente può andarsi a vedere un video concernente la teoria delle fessure. Io andrò a confutare questa teoria. La teoria delle fessure parte da alcuni presupposti di base estremamente fantasiosi. Cosa dice la teoria delle fessure? Allora, praticamente, se noi abbiamo una fessura, ovvero due pareti, e all'interno di queste pareti facciamo, andiamo a sparare una particella, noi cos'è che ci andiamo ad aspettare? Se noi abbiamo una fessura, lanciamo una pallina da tennis in mezzo a una fessura, questa fessura viene oltrepassata dalla pallina da tennis e la pallina da tennis andrà ad impattare esattamente dritta la fessura nel muro che ci troviamo passata la fessura. Questa pallina da tennis andrà a impattare dritta. Ma nell'infinitamente piccolo, ed è qui che io vado a confutare la teoria quantistica, anche secondo le regole tradizionali della fisica, noi non è che ci possiamo ad andare ad aspettare che questa pallina vada dritta, per cui l'esperimento della teoria delle fessure ha un errore di fondo che è quello di andarci ad aspettare nel piccolo anche dei fenomeni che avvengono nel mondo a noi più comune. Perché dico questo? Se noi prendiamo una fessura che cos'è? È solo due pareti. Per una pallina da ping pong, una pallina da tennis, queste pareti hanno un loro spessore ben delimitato, hanno una loro massa, un loro volume da una parte e da questa c'è uno spazio dove questa pallina andrà a passare sia da un lato che dall'altro. Per cui nell'infinitamente piccolo noi non abbiamo nettamente le pareti della fessura composte da materia come fossero fatte di mattoncini Lego. Noi praticamente
Cosa andiamo a fare con questa fessura? Nell'infinitamente piccolo, come nel caso dell'esperimento della quantistica, abbiamo una fessura infinitamente piccola, perché stiamo parlando di particelle inferiori all'atomo. Per cui, cosa succede? Le pareti di questa particella, di questa fessura, sono composte comunque da atomi, sono composte da materia, devono essere composte da materia. Noi abbiamo un allineamento da un lato della fessura di atomi, dall'altro lato della fessura abbiamo un allineamento di atomi e in mezzo abbiamo quello che ipoteticamente è il vuoto. Ma noi sappiamo benissimo che gli atomi non sono una materia densa come fosse il mattoncino Lego. Noi abbiamo un nucleo e all'interno abbiamo la sua orbita. Generalmente nel nucleo abbiamo protoni e neutroni, nella sua orbita abbiamo l'elettrone. Noi cosa facciamo? Se noi andiamo a creare una fessura infinitamente piccola, noi costringiamo la particella che deve oltrepassare questa fessura di non di passare nel vuoto, ma di andare a passare nell'orbita degli atomi che vanno a comporre questa fessura, per cui la particella non è lasciata libera di oltrepassare la fessura, viene catturata dall'orbita di questi atomi che compongono la fessura stessa. Detto questo, noi sappiamo a questo punto che gli atomi andranno ad influenzare il movimento di questa particella all'interno della fessura, per cui non necessariamente possiamo aspettarci che questa particella entri da un lato della fessura e ne esca dritta. Perché non possiamo aspettarci questo? Perché noi sappiamo benissimo che gli atomi, lo spazio al loro attorno, è composto non da un orbitale ben preciso, però è composto da tantissimi orbitali, per cui anche senza conoscere la quantistica, uno non è che si deve aspettare che la particella spari dritto. Perché? Se noi immaginiamo una particella, possiamo ammettere, prendiamo un elettrone che viene sparato all'interno della fessura. Questo elettrone cosa fa? Entra nell'influenza del primo atomo che incontra, perché va a finire nel suo orbitale. Andando a finire nel suo orbitale, secondo come ne esce fuori da questo orbitale? Prima di tutto, non è detto che segua una traiettoria dritta, perché noi sappiamo che l'atomo è composto da più orbitali, ha tantissimi orbitali l'atomo, e a seconda di quale orbitale questo prende quando va ad entrare nella fessura, lui uscirà con un angolo diverso. Perché se noi prendiamo un sacchetto e all'interno del sacchetto ci mettiamo un mandarino e lo facciamo girare dandogli della gravità, a seconda della lunghezza del sacchetto, quando noi lo andiamo a tagliare, il mandarino sparerà ad angolazioni diverse, a distanze diverse. Se noi prendiamo un sacchetto con un manico molto corto, facciamo girare il mandarino, lo tagliamo a questo punto, il mandarino andrà a cadere in una certa posizione. Se noi il mandarino lo mettiamo in un sacchetto che ha un manico molto più lungo, lo facciamo girare, quando lo andiamo a tagliare, questo mandarino andrà a cadere in una distanza prestabilita differente da quella precedente. E questo è quello che avviene quando una particella passa nella fessura nell'infinitamente piccolo. Per cui noi abbiamo delle particelle che vengono sparate ad angolazioni differenti a seconda dell'orbitale, e questa può essere una componente aleatoria, che va a cadere la particella quando entra nella fessura. Ci sono anche delle evidenze in questo che noi possiamo andarle anche a provare dal punto di vista sperimentale. Se noi prendiamo per esempio una fessura di 5 cm e all'interno di questa fessura noi andiamo a sparare una particella, vedremo che la teoria delle fessure cade, perché se le fessure sono abbastanza grandi da far sì che la particella non entra nell'orbitale dell'atomo, questa andrà sicuramente dritta, per cui è normalissimo che se noi facciamo passare la particella, la andiamo a far catturare da un atomo nella sua sistema di gravitazione, questa qui andrà a sparare
ad angolazioni differenti e non andrà a seguire una traiettoria dritta. Ecco, questo con un piccolo esperimento noi possiamo replicare l'esperimento della teoria delle fessure con delle fessure che può essere di 5 centimetri, 1 centimetro, 1 millimetro, andare a sparare lì dentro la particella, vediamo che la teoria delle fessure cade, ma non è che cade perché dipende dalla distanza della grandezza delle fessure, perché è normale se la particella quando entra nella fessura viene catturata dallo spazio di orbitazione degli atomi che compongono la fissura stessa, questa non è più libera di seguire la sua traiettoria di partenza, ma la sua traiettoria viene, così dire, determinata dall'orbitale in cui è andata a cadere la particella che stava viaggiando. Un'altra cosa molto interessante della teoria delle fessure che è stata omessa è anche il fatto che la particella che entra nella fessura non è la stessa che fuoriesce, non è la stessa che fuoriesce per dei principi che sono comunque già noti e si conoscono, che sono anche gli stessi principi che vanno a creare la radioattività nei materiali. Se noi abbiamo dei materiali radioattivi, questi sono radioattivi fino a che loro non trovano il loro equilibrio naturale, loro un po' alla volta rilasciano tutto quello che loro hanno in eccesso per andare nella norma, per trovare il loro equilibrio naturale. Questa è la stessa cosa che avviene sparando una particella nelle fessure. Noi sparando una particella nella fessura, questa in realtà non è che oltrepassa la fessura, viene catturata dagli orbitali di un atomo nelle sue pareti. Cosa succede? La particella viene catturata, a sua volta l'atomo per trovare il suo equilibrio rilascia un'altra particella uguale identica all'atomo successivo. Allora cosa abbiamo? Abbiamo tutta una concatenazione. E dalla fessura viene rilasciata una particella esattamente identica a quella che è entrata, ma non è la stessa, e questa esce con un angolo determinato in base a quale che era l'orbitale su cui è andata in orbita la particella iniziale. Questo qui è uno schema molto interessante ed è molto affine anche a quello che è lo schema delle palline di Newton. Le palline di Newton sono quelle palline che messe in fila, ne arriva una da, diciamo, la leppata alla prima pallina della catena, e quella finale riceve la spinta da quella iniziale e prende e parte e prende moto. E poi il sistema si ripete così. Allora vi farò vedere a questo punto un video che vi mostra il movimento delle palline di Newton, anche perché è molto correlato con la particella che entra nella fessura, nella particella a misure di infinitamente piccolo, quindi particella che entra in una fessura con dimensioni atomiche. Il video che avete appena visto è una bellissima metafora di quello che avviene nell'infinitamente piccolo quando la particella entra nella fessura. Quando la particella entra nella fessura, in realtà viene catturata dal primo atomo a cui essa viene in contatto. Questo atomo rilascia una particella con caratteristiche simili, quindi stessa forza, stessa intensità, stessa massa, all'atomo successivo. E questa è una catena che fa sì che l'ultimo atomo della fessura rilascerà in uscita una particella medesima a quella che è entrata. Questa particella avrà un angolo, una traiettoria inclinata esclusivamente in base a quello che era l'orbitale che ha catturato la particella iniziale, per cui noi
non ci possiamo aspettare che la particella uscita dal buco poteva andare dritta, ma obbligatoriamente questa particella avrà una traiettoria determinata dall'orbitale in cui si trova e anche dalla parete in cui stava viaggiando la particella. Se la particella era sulla parete di destra, uscita non potrà sparare a destra, sparerà a sinistra. Se era lungo il percorso della parete di sinistra, segue qui e poi sparerà a destra. Ecco, il sistema è molto semplice da capire, è un sistema che ha una sua certa logica. E una persona intelligente, quando viene a conoscenza dell'esperimento delle fessure, a primo acchito lui va a pensare che la particella, passando nella fessura influenzata dagli atomi, perché siamo nell'infinitamente piccolo, non può uscire e sparare dritta. Quindi io non mi spiego l'esperimento delle fessure, tutti questi scienziati che loro si aspettavano che la particella uscita doveva compiere una traiettoria come era entrata, doveva compiere quella traiettoria lì. Ecco, in questo senso qui io vado a confutare l'esperimento della teoria delle fessure, perché è un esperimento che a rigor di logica dà un risultato che una persona in grado di fare delle analisi e con piccole nozioni di fisica è un esperimento che era anche facilmente prevedibile, quelle che erano i suoi risultati. Qualcuno si chiederà, ma perché la particella uscendo segue prevalentemente delle traiettorie che sono degli scaglioni? Segue delle traiettorie predeterminate in scaglioni, ovvero con angoli probabilistici ben definiti, perché a seconda dell'orbitale in cui viaggiava questa particella e la via di fuga data dalla forma geometrica della fessura, questa particella scatta in angolazioni differenti, perché se io faccio girare la particella su un orbitale periferico, uno più interno, uno più interno, quando lei scatta raggiungendo l'angolo di fuga dovuto dalla figura geometrica del bordo della fessura, questa in base al suo orbitale che stava viaggiando seguirà o lì o lì o là. Se è ovvio che se stava su un orbitale più periferico o con forma differente, la particella non scatterà alla stessa angolazione di una particella che stava girando su un orbitale inferiore. Ecco, questo spiega anche perché la particella uscendo va a compiere delle angolazioni differenti, ecco, che sono angolazioni che non hanno nulla a che vedere con le onde elettromagnetiche. Spero di avervi fatto cosa gradita a tutti, dando un senso a quella che è la teoria delle fessure relativa alla quantistica. Ecco, un'altra cosa che io ci tengo a precisare è anche il fatto che se noi prendiamo due pareti, creiamo una fessura al suo interno, facciamo passare una pallina. Non è che questa, non andando a sbattere nelle pareti e non essendo influenzata dall'orbita degli atomi che compongono le fessure, perché non siamo nell'infinitamente piccolo, non è che questa vada dritta. No, anche lei compie una curva passando le fessure. È che questa curva è talmente piccola che è praticamente trascurabile, però effettivamente se noi andiamo con grande precisione a calcolare il passaggio di questa pallina all'interno della fessura, lei compie una deviazione, perché questo dipende a seconda del fatto di quale che sia la parete più prossima alla pallina quando questa passa nella fessura. Perché? Perché le pareti comunque sono fatte di materia, la materia ha una sua massa, per cui la pallina idem, e la massa con massa viene assoggettata alla forza d'attrazione gravitazionale, per cui a seconda che la pallina sia più prossima alla parete di destra o quella di sinistra, questa viene deviata perché subisce l'attrazione della parete. Chiaramente sul discorso delle palline, se noi andiamo ad osservare, questa deviazione è trascurabile, tuttavia può essere benissimo calcolata, e se la andiamo a calcolare, noi andiamo effettivamente a osservare
la deviazione c'è ed esiste. Se noi andiamo nell'infinitamente piccolo, questa attrazione dovuta alla forza gravità delle pareti non è che la possiamo trascurare, perché la particella a quel punto lì è molto più attaccata alla parete, è vicinissima alla sua parete, per cui noi sappiamo che la forza gravitazionale è potenziale in proporzione alla distanza. Se noi andiamo nell'infinitamente piccolo, se noi andiamo a prendere una particella e gliela mettiamo sul bordo della fessura, questa rimane incollata lì perché la subisce la forza gravitazionale. Per cui nell'infinitamente piccolo, forze che nel grande noi andiamo a trascurare, queste forze hanno una certa importanza, per cui noi abbiamo questa particella che quando entra nella fessura, nell'infinitamente piccolo, lei sicuramente verrà attratta e andrà a combaciare col bordo della fessura, perché siamo nell'infinitamente piccolo. Noi nell'infinitamente piccolo, se noi su una parete andiamo a mettere una cosa piccolissima, molto più, lei è attaccata alla parete, lei certo che la subisce la forza di gravità, la subisce, come, lei non va, lei rimane lì e si attacca lì, non va a cadere. Però è chiaro che se io voglio fare l'uomo ragno e mi arrampico sulla parete, no, allora in quel caso lì la forza terrestre è più forte di quella della parete e in quel caso lì mi farà cadere. Però se io ipoteticamente fossi sottilissimo, piccolissimo, attaccato a quella parete lì, allora quella parete lì eserciterebbe forza gravità maggiore nei miei confronti rispetto a quella della Terra. È che io ho uno spessore, per cui se io mi attacco alla parete, i miei atomi della schiena, quelli sono molto distanti da quella parete, per cui quelli sono molto più influenzati dalla Terra, dalla forza di gravità della Terra, perché è una massa maggiore e io andrò sempre a cadere. Però se noi prendiamo che ne so, le formichine, il topolino, la lucertola, quelli viaggiano sì per un sistema di ventose, hanno anche delle membra speciali per arrampicarsi, però questa cosa non fosse possibile se loro non fossero così piccoli, perché in quel caso lì abbiamo anche la parete che, avendo una massa, riesce ad esercitare una forza di gravitazionale nei confronti di tutto quello che ci passa sopra. Ok ragazzi, un caro saluto a tutti da parte mia, a tutti quelli che mi seguono, e noi ci vediamo alla prossima. Saluto anche, ringrazio anche il mio sosia che sta tentando in tutti i costi di rubarmi la scena, anzi lo invito qua così facciamo la chiusura, la sigla di chiusura la facciamo assieme. Dai, vieni un po' qua, dai, fai anche te così con le mani, fai così con le mani.